Giudice di Matteo, ti faremo fare la fine del tonno, ti faremo fare la fine del tonno. Sorprende chi tutte queste affermazioni di Rina, che è anziano, si trova in carcere da tanto tempo, questo è Corriere della Sera odierno, cari amici, oggi è mercoledì 22 gennaio 2014, pagina 15, sorprende tanto che tutte queste affermazioni vengano, arrivino alla stampa, non si riesce a capire come mai Totò Riina, 83 anni, che si trova al 41 bis, possa dire le cose così esplicitamente, poi tutti ne parlano, e gli facciamo fare la fine del tonno al pubblico ministero di Matteo, gli faremo fare la fine del tonno, cari amici, la fine del tonno. A me, cari amici, questo mi pare tanto un messaggio, si dice trasversale, perché il giudice di Matteo ha un torto, un grandissimo torto, che sta andando troppo avanti nelle indagini relative alla trattativa Stato-mafia, sta andando troppo avanti, non si deve andare troppo avanti in patriarcato, ci si deve fermare a un certo punto, tutti fermi e basta. Al resto ci pensano i servizi segreti, no? Giudice di Matteo, lei lo dovrebbe sapere che ci si ferma a un certo punto nelle indagini, no? Se no i servizi segreti che cosa ci stanno a fare i servizi segreti a questo mondo? Se ci pensano i giudici andare oltre un certo limite, allora i servizi segreti non vivono più. Ma io ricordo, cari amici, i miei primi lontani video erano intitolati Radio Mafia 1, Radio Mafia 2, Radio Mafia 3, Radio Mafia 4, Radio Mafia 5, eccetera. Andove io diceva che il vero mafioso sta sempre in prima fila nelle manifestazioni contro la mafia, cari amici, e cosa volete, io sono fatto così. Allora, è giudice di Matteo, come i giudici Falcone, i giudici Borsellino, eccetera, è andato oltre, è entrato nel campo dei servizi segreti. Ognuno deve stare nel proprio campo, ognuno. Per cui questa faccenda di Totò Riina, alla cui voce si sta dando tanto clamore, mi pare tutto un preavviso di qualcosa di brutto. E mi dispiace tanto per il pubblico ministero di Matteo, mi dispiace tanto. Però il giudice di Matteo non conosce le opere di Serafino Massoni relative al patriarcato. E in patriarcato il giudice non deve andare oltre certi limiti, perché oltre certi limiti ci stanno i servizi segreti, capito? I servizi segreti sono chiamati servizi segreti, sarò che servizi segreti sarebbero se non fossero servizi segreti, e relativamente al cui comportamento c'è il segreto di Stato. E il patriarcato è fatto così, cari amici, gli faremo fare la fine del tonno, cari amici. Io rido, cari amici, rido per non piangere, che sia chiaro, perché questa faccenda di Totò Riina,
che ha detto a Di Matteo gli faremo fare la fine del tonno. E così si viene a sapere, così come se niente fosse, appunto mi ha fatto tornare indietro nel tempio, mi ha fatto tornare indietro di 8 anni fa, capito? 8 anni fa. E quindi io, relativamente a questo messaggio di Totò Riina, faccio le mie strane considerazioni, le cose che sono le considerazioni di uno che conosce le cose patriarcali, e il patriarcato ci deve dire sempre: ma cui protest? Cioè, a chi giova? Beh, sentite, cari amici, io spero di sbagliarmi, però il PM Di Matteo è andato oltre il confine, è entrato in quella terra sconosciuta dove comandano i servizi segreti, e lì non ci si può andare, in quella terra sconosciuta dove comandano i servizi segreti, nei cui confronti vige il segreto di Stato, Io qua mi fermo, cari amici, perché non mi voglio beccare una qualche denuncia, perché alla mia età, io ho quasi 74 anni, capito? La mia età non deve essere bello andare sotto processo o finire in galera. Però, come si dice, a buon intenditor poche parole, cari amici, con tutto rispetto per i servizi segreti, perché anche nei servizi segreti ci stanno dei padri di famiglia con delle mogli e coi figli, e anche loro devono tirare avanti la baracca, va bene? Ok, vabbè, qua mi fermo, avrei voluto procedere oltre, ma non voglio beccarmi una qualche denuncia, capito? O qualcosa di peggio. Vabbè, cari amici, grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.